Attendiamo un attimo ragazzi, questa è una prova. Vediamo se è collegato Domenico, no? Non c'è ancora Domenico Gianpetruzzi. Domenico, attendo te. Credo, non solo io, insomma. Eccoti qui. Ciao Miki, Eccoci. come si Come sente? stai? Si è collegata anche mia sorella. Ciao Maria. Tutto bene, te Bene? Miki? Come Sì, sono sì. andate? Come sono andate queste festività natalizie? Diverse dal solito, ovviamente. Sappi Sì, che è stato credo un po' per tutti. Natale diverso dal solito, ma fortunatamente fino a quando c'è la salute possiamo essere ottimisti. Come direbbero i nostri nonni, no? Infatti. Quest'anno è stato un anno veramente devastante, una serie di mutazioni. E guarda caso, stiamo facendo il check di questo format nazionale, insomma, che adesso andremo un po' a spiegare, a comprare quanto è cambiato la prima edizione, in una giornata dove sta facendo praticamente di tutto, sta piovendo, nevicando, freddo, però oggi è un giorno speciale, no? Perché si è illuminata un po' la speranza di tornare a una pseudo-normalità, anche se è ancora molto presto, però oggi la notizia del vaccino, sono arrivate le prime dosi del vaccino, quindi questo è importante anche non solo per la nostra serenità privata e professionale, ma insomma anche per una serietà futura. Sì, infatti oggi è una bellissima giornata da quel punto di vista. Effettivamente tutti quanti attendevamo finalmente il primo vaccino e oggi Sì. tutti quanti siamo abbastanza contenti per il via al piano vaccinazione anticovid. Quindi è una bella giornata. Io ne approfitto, saluto il mio caro amico Andrea, un abbraccio. Sì, mi associo. E invece, Miki, per quanto riguarda effettivamente l'inizio di questa settimana. Sì, beh, scriviamo che questo è stato un po' il check, no? Questa diretta la stiamo utilizzando un po' come check, punto di partenza della prima selezione online, che sarà sabato 2 gennaio alle ore 16 o 17, 16, vero? 16, sì. Sempre alle ore 16. Quindi questa è una sorta di prova generale, motivo per il quale non l'abbiamo sponsorizzata più di tanto, giusto, è stato un simbolo, una chiacchierata tra noi, quindi ancora al momento. Ciao Vito, visto che si è collegato anche Vito, Ciao Vito, un il abbraccio. nostro amico comune. Allora, entriamo un po' nel vivo. Diciamo che quest'anno, dopo la prima edizione, ovvero la finale è stata dicembre 2019, in concomitanza con le finali nazionali di Football World, poi c'è stato un blocco, perché chiaramente a febbraio è iniziato questo anno davvero devastante, si è fermato tutto, ci siamo fermati anche noi. Avevamo la speranza un po' di riprendere l'estate scorsa, quindi partire da giugno, ma poi, insomma, le restrizioni giustamente erano importanti. Si prevedeva già una seconda ondata che poi si è verificata, quindi abbiamo potuto posticipare e ripartire il 2 gennaio con le sezioni. Quindi è stato un po' quello che è successo quest'anno. Un 2020 che ha bloccato non solo pochissimo dell'Italia, ma ha bloccato un po' tutte le produzioni, quelli che erano i nostri cantiere. Abbiamo continuato a posticipare, no, di mese in mese, ci siamo sentiti un sacco di volte da maggio, giugno in poi, con la speranza di poter ripartire il mese successivo.
Però, come abbiamo detto prima, oggi è una bellissima giornata e quindi noi siamo Sì. ottimisti per il 2021. Vero. Subito dopo Capodanno si inizia con la prima tappa online di Top Kids Model Italy. Quindi siamo più che ottimisti. Abbiamo una giuria, dove, oltre al sottoscritto, abbiamo due nomi molto importanti, Assolutamente sì. Che sia della poi moda. ci arriviamo pian piano perché quest'anno chiaramente sarà diverso dal solito perché Top Kids Model Italy è nato inizialmente nacque come format di fase sperimentale, come concorso, solo che io non volevo basare tutto sull'estetica, anche perché quando si parla di minori, io penso che l'attenzione debba essere innanzitutto sulla tutela dell'immagine del minore. È chiaro che facendo un lavoro come il nostro, la prima cosa che si va un attimino a promuovere e a valorizzare l'immagine. Io volevo un po' allontanarmi dall'idea di valutare un corpo, anzi io ne farei a meno anche in contesto femminile, più sulle arti, più sulle attitudini, ma sui bambini volevo dedicarmi più sull'arte. Quindi abbiamo pensato anche con l'aiuto, poi questa cosa è cresciuta nel tempo, di suddividere questo format in tre categorie, suddividendo ulteriormente in due sezioni, ovvero 5, 10 e 11, 16. Quindi come due sezioni, perché chiaramente non si può valutare un cantante di 5 anni con un cantante di 15, chiaramente cambia la tipica, la tonalità, magari lo studio. C'è il talento in ambe, però ovviamente esperienza e età fa anche tanto. Suddividendo in canto, recitazione, o meglio, canto e ballo, una categoria, seconda categoria, recitazione, terza categoria. E infatti abbiamo all'interno della giuria quest'anno due nomi abbastanza importanti, Dai, questo spazio lo lascio a te adesso. sia per quanto riguarda la moda, ma anche per quanto riguarda la recitazione. Con la moda, quindi per quanto riguarda effettivamente la categoria moda, abbiamo il rappresentante maschile della collera Sì. italiana 2020. E tu ne sai qualcosa perché 10 anni fa hai vinto anche tu questo concorso di bellezza e quindi 10 anni fa, sì, anni sono fa. trascorsi già di tanto. Adesso abbiamo il nuovo Mister Italia, quindi a distanza di 10 anni da Miki abbiamo Giuseppe Moscarella, modello ma anche attore, studia recitazione, studia anche a livello universitario in ambito economico e non solo. E poi abbiamo un'altra rappresentante per quanto riguarda la recitazione con Marina Mucchione, attrice teatrale, cinematografica, di fiction TV molto importanti a livello nazionale, ma anche coach di aspiranti attori. No, ma guarda, c'è anche un'altra cosa, Domenico, perdonami se ti interrompo, che magari tutti sanno, Marina è anche un'autrice, scrive, quindi scrive sceneggiature, ha scritto anche sceneggiature importanti, questo dettaglio qui in pochi lo sanno, perché ovviamente conosciamo tutti Marina nelle vesti di attrice, non solo comica, anche teatrale, ha vinto Amici 7, quindi l'edizione per intenderci di Marco Carta. Quindi, e questa, diciamo, questa è la prima giuria, che sarà la giuria che ci accompagnerà nel casting online, che potrebbe integrarsi con altri due volti della sezione canto. Ovviamente, adesso non svegliamo perché bisognerà seguire i nostri account social per poterlo fare, ma sarà una giuria che chiaramente andrà a incrementarsi nelle fasi finali, sperando insomma di poter fare anziché una serie di finali regionali, un'unica finale regionale dove andremo
a raggruppare un po' quelli che hanno superato il casting online, di qualsiasi insomma provenienza. Non andremo a focalizzarci in base alla provenienza, perché insomma il 2021 è ancora molto, molto incerto quello che sarà, diciamo, possibile e fattibile fare. Però dopo questo finalone regionale, chiaramente ci saranno finali nazionali, e in queste finali nazionali ovviamente andremo a suddividere le categorie con una giuria mirata in base alla categoria. E infatti, non svegliamo i nomi, anche perché No, assolutamente. ovviamente lasciare Altrimenti poi cosa diciamo? Potremmo dire più nulla, quindi. un po' di suspense, anche perché ci sta. Invece, per quanto riguarda ovviamente chi è interessato, quindi i genitori degli Sì. aspiranti talenti del concorso, che come giustamente detto, suddiviso principalmente in due sezioni, kids e Esatto. adulti. Quindi sia i genitori dei kids, dei piccoli kids da 5 a 10 anni, sia i genitori, diciamo un po' degli adolescenti da 11 a 16, possono inviare una richiesta di adesione inviando un'email a kidsmodelitaly@gmail.com e successivamente inviare anche il modulo relativo all'autorizzazione per privacy, che è fondamentale perché bisogna tutelare al massimo Esatto. i dati sensibili in questo caso, perché parliamo di minori. Dopodiché avranno ovviamente risposta tramite l'ufficio di segreteria per quanto riguarda queste iscrizioni. Quindi abbastanza semplice, abbastanza facile. Sì. È stata una prima edizione, abbiamo anche una testimonial d'eccezione per quanto riguarda Sì. che citiamo. Abbiamo Suami Assedini, vincitore vincitrice della primissima edizione. Quest'anno, tra l'altro, avremmo voluto. Ti ho perso, ci sei? Io ci sono, mi sentimi? Ok, sì, adesso sì. Quest'anno avremmo voluto fare di più, solo che abbiamo fatto pochissimo, insomma, per l'anno che fortunatamente è quasi finito per le restrizioni. Però, insomma, penso che da marzo a aprile la vincitrice della serie di passaggi tra radio e TV, chiaramente prepareremo una serie di comunicati anche per la carta stampata, perché insomma è un contest nato per dare una possibilità a chiunque, chiunque abbia talento e voglia di mettersi in gioco. Ricordiamolo, è un concorso assolutamente gratis, non ci sono quote di iscrizione, non c'è assolutamente nulla, quindi insomma, come tutte le cose belle e gratis nella vita, vanno fatte. Sono poche, quindi vanno fatte. Quindi l'invito è rivolto in particolar modo ai papà e alle mamme di tutti i Sì. paesi, perché è un concorso nazionale con rilievo anche europeo e internazionale, perché l'obiettivo principale è proprio questo. Nasce questo format dedicato baby talento, parliamo di attori, modelli, cantanti, anche un'occasione che spesso e volentieri viene data i più piccoli, e quindi questa è, diciamo, la vetrina giusta anche per emergere, per farsi conoscere, al tempo stesso anche per attrarre da un certo punto di vista i media, Esatto. gli addetti del settore, i giornali, giornalisti, televisioni, radio e non solo, anche perché queste opportunità non sono molto diffuse. Non sono semplici e facili, anche da un punto di vista organizzativo, e da un certo punto di vista che ne ha utilizzato diversi, tale Sì. concorsi, sai benissimo cosa sto riferendo. Quindi non è semplice, bisogna da un certo punto di vista anche potenziare e valorizzare queste occasioni, soprattutto per i più piccoli. Esatto. Invece, io vorrei soffermarmi un attimo sulla prima tappa, anche per spiegare, insomma,
ai primi concorrenti classificati, diciamo, e quindi in questo caso mi rivolgo ai genitori che non so se vedranno al momento la diretta oppure si collegheranno successivamente, quindi andranno a guardare la diretta. Il primo step, chiaramente, l'hai anticipato tu, quello di iscrizione, quindi scrivere alla nostra mail ufficiale, scaricarsi la nostra informativa, poi compilarla e inviarla dopo averla ovviamente scansionata. Questa per, insomma, per prassi e per dare i dati relativi alla privacy. Quindi il primo step sarà sabato 2 dicembre alle 16. In collegamento ci saranno i giurati, ovviamente tu, Domenico Giorgio, Giuseppe Moscarella e Maria Marco. Al momento loro tre, però poi fino al 31 dicembre, noi ne presenteremo altri, che alcuni di loro saranno collegati online e gli altri, insomma, valuteranno non appena inizieremo a fare, da, spero, quanto prima, provinciali e regionali. Quindi noi sabato 2 faremo una piccola presentazione del concorrente e poi pubblicheremo il video dell'iscrizione. Ovviamente in questo caso lo dovranno fare, i genitori dovranno essere da sostegno al concorso perché in questo momento non ci si può vedere, quindi dato qualsiasi tipo di contatto o possibilità di assembramento. In questo momento dovremmo muoverci a livello casalingo, quindi con quelli che sono i nostri mezzi, smartphone e tutto. Successivamente questi video saranno caricati sulla nostra pagina ufficiale, ovvero Top Kids Mod Italy Facebook. Poi i profili selezionati, ovvero quelli più votati dalla giuria, ma non solo dalla giuria, perché ci saranno due tipologie di valutazione, giuria e il popolo di Facebook, il popolo social. Quindi per la giuria può non essere valida quell'iscrizione, ma per il popolo social sì. Siccome noi, a me piace, a me, ma credo anche a te, ascoltare sia le persone preparate, ma molto spesso anche il popolo, perché va ascoltato anche chi non è di competenza, che magari può essere ascoltato da un sentimento che in quel momento trasmette. Quindi passeranno 3/4 profili per ogni selezione online. I video o tutorial o tutto il materiale che sarà pubblicato relativo al profilo che stavo selezionando, questo casting, sarà pubblicato anche su Instagram. Quindi solo, diciamo, i vincitori di tappa saranno pubblicati anche su Instagram. Ma noi, prima di questa sorta di finale regionale, andremo un po' come posso dire, a tendere una mano anche a chi non ce l'ha fatta nella prima fase. E quindi ci sarà il ripescaggio. Ovviamente il ripescaggio sarà sempre sul criterio di chi non ce l'ha fatto, chi non ce l'ha fatta magari per 2 o 3 voti, 4 o 5 voti, perché può succedere che in una tappa ci sono 5 fuori serie, ma passando solo 3/4, perché a me piacerebbe ma non si può. Però magari ci sarà l'altra tappa dove non ci saranno 5 fuoriserie, quindi è un peccato che uno dei fuoriserie sia fuori, uno che magari non è a quei livelli lì, è dentro perché è capitato nel, tra virgolette, giusto. Oggi non è sbagliato, insomma, a se stesso. E infatti dipende molto anche dal girone in questo caso, sembra molto Champions League da un certo punto di vista. Sì, più o meno sì, perché le prime fasi saranno queste. Da un effetto Champions, praticamente. Sì. Tu invece cosa ne pensi? Perché in realtà quando noi ne abbiamo parlato, quando ne parliamo, la dinamica sarebbe stata diversa, però credo che anche il parere di chi comunque non è tra gli addetti ai lavori importante, perché io posso avere delle basi di studio dove ho una preferenza verso una tipologia di artista, verso un'altra no. Quindi, per come la vedo io, bisogna ascoltare anche chi trasmette con il cuore, non solo con l'arte. E poi parliamo sempre, non voglio dire di bambini, perché ci sarà anche il ragazzo o la ragazza di 15-16 anni, parliamo comunque di ragazzi.
Io darei una possibilità a tutti, darei quello che magari non ho avuto io quando ho iniziato, ho mosso i primi passi in questo settore, perché i primi passi li ho mossi a 16-17 anni, quindi. E all'epoca era difficilissimo perché c'erano questi mezzi, non c'era la comunicazione che c'è oggi, quindi non c'era la possibilità di arrivare in un'altra città d'Italia con un click, dovevi prendere il treno o il pullman. E muoverti non era semplice, perché poi dall'altra parte non chi ci fosse ad aspettarti oggi, sai, prima di muoversi, cerchi di capire te quella persona come si muove, quella persona. Oggi è diventato anche più semplice, più facile, anche più trasparente, anche grazie ai social. Ecco perché effettivamente tale come questo deve dare voce ai social, in particolar modo Facebook, in generale qualsiasi tipologia di social, perché effettivamente viene meno, da un certo punto di vista, quell'atto possibile, quel lato oscuro che Certo. si celava dietro alcuni concorsi, dietro alcuni talent, dietro alcune partecipazioni, eventi, iniziative. Invece in questo caso, grazie ai social, tutti i bambini, adolescenti, possono dimostrare il proprio talento anche al popolo, alla rete, e perché no, anche una raffica di like, di commenti e condivisioni, nel momento in cui la performance viene apprezzata dal mondo virtuale. È Esattamente. importante, anche al di là del giudizio tecnico di un modello o di un'attrice o di un giornalista, è giusto dare risalto anche al popolo di rete che spesso e volentieri ha dato vita ai cosiddetti influencer, che oggi come oggi sono dei veri e propri personaggi potenti e influenti, non solamente. Sì, infatti è cambiato anche l'approccio delle aziende al nostro mondo, perché fino a 10 anni fa le aziende contattavano l'attore piuttosto che il modello, l'artista TV. Oggi l'influencer lo fanno, ma è chiaro, perché cambiando i sistemi di comunicazione è ovvio che Certo. si punti più su chi ha un certo flusso, su chi riesce a comunicare più persone in meno tempo possibile. Quindi si va ad ottimizzare i tempi. Le aziende per questo è un costo. Quindi perché no? Possono nascere Sì. anche a livello di influencer le stelle del domani. Quindi non solamente attori, modelli e cantanti, ma anche dei personaggi potenti e mediatici a livello virtuale. Certo, sì, ma infatti. Guarda, Domenico, tra un po', tanto questo era un cenno che avremmo potuto e voluto fare oggi, prima del 2 gennaio. Io però mi sento di ringraziare, ultimamente ci stanno seguendo una serie di testate giornalistiche, però quella che ci ha seguito e ci ha creduto prima di ogni altra è stata iCosi. Io la ringrazio pubblicamente, è stata una delle prime testate giornalistiche, se non la a credere nelle nostre professioni, nella mia professione, quindi poi in tutto quello che abbiamo sviluppato negli ultimi 3 anni. Quindi grazie, ai prossimi. Ovviamente mi associo anch'io, chi Sì. effettivamente ha sempre dato la possibilità anche ad artisti emergenti di avere bianca. Proprio perché spesso e volentieri. Condivido. È una di quelle forse pochissime rare testate che credono anche in chi non ha le spalle grandi, chi non ha quella forza che può essere autonomo, sostenuto da qualcun altro, di produrre, di creare. Quindi questo è un peccato, perché in giro, io ci parlo, ne vedo tanti in giro, ci sono tantissimi talenti. Forse con un talento più grande di chi è già conosciuto, ma non avendo quella copertura comunicativa, non riesce ad avere quella possibilità per emergere. Ecco, produzioni, contest come questo, come
praticamente altri in circolazione, servono solo a questo, perché questo è fondamentale. Prima c'era, che so, Miss Italia, c'è Miss Italia, Miss Italia, ci sono concorsi importanti, concorsi nazionali, dove si partecipava a quel concorso per arrivare a una posizione specifica. Oggi purtroppo è cambiata la comunicazione, ci sono tantissimi format, soprattutto social, che magari riescono a trarre un'attenzione maggiore. Quindi, secondo me, a differenza di 10 anni fa, 20 anni fa, oggi l'approccio a questo format, ma come a tutti gli altri, deve essere diverso. Io devo partecipare a un contest, non perché quel contest mi può portare, quella cosa lì, ma innanzitutto per fare la mia esperienza, per avere qualcosa in più nel mio curriculum e per avere la possibilità di emergere. Oggi, secondo me, bisogna valutare un format, una posizione non in base al premio che vinci, ma in base alla struttura che c'è dietro e alla visibilità che quel E poi concorso voglio può. Quindi, molto aggiungere spesso. una cosa su questo, che è importantissimo, perché è capitato anche in passato, ma non solo. Soprattutto i genitori hanno un compito, oltre che una responsabilità enorme. Non devono caricare di tensioni, Sì. ansia, ma anche di stress i bambini e gli adolescenti. È quasi un gioco. Come se fosse un gioco dove è importante competere, ma non ci deve essere quella rivalità che spesso e volentieri crea anche, diciamo, una sensazione quasi di rabbia e di ira nei confronti di quei bambini che poi alla fine non riescono a raggiungere le primissime posizioni. Quindi anche gli stessi genitori in questo hanno una responsabilità enorme. Perché io, come tu, Miki, ma penso anche tutti gli altri, abbiamo seguito durante il nostro percorso delle tappe. Non è che una persona diventa un modello, un attore, un giornalista dall'oggi al domani. Abbiamo seminato, abbiamo lavorato, abbiamo studiato e continuiamo a studiare, continuiamo a svolgere la nostra attività nonostante le difficoltà, nonostante i no, che servono a crescere. E la stessa cosa, questa cosa importantissima, me la sento proprio dal profondo del cuore. Quindi anche i genitori devono comprendere che non è la battaglia finale, la battaglia della vita, ma è solamente uno step di crescita culturale, Esatto. perché no, anche a livello artistico dei bambini. E deve essere vissuta sempre come un gioco dove sì, ci può anche essere un pochino di competizione, mai quella rivalità ciecante che spesso e volentieri crea solamente problemi, disturbi, anche stress inutili, piccoli. Questo è un messaggio che voglio dare oggi, penso ovviamente con me questo messaggio anche nelle prossime tappe, perché spesso e volentieri i genitori vogliono dei figli piccoli, quindi juniors, quelli che siano, vogliono subito il massimo, vogliono ottenere il massimo subito. No, è sbagliato. Meglio cadere più di una volta durante il proprio percorso di vita e non avere un'occasione che diventa l'occasione della vita con tutte le possibili conseguenze negative dopo. Ma guarda, Domenico, questo è un argomento, tu lo sai, ne abbiamo parlato un sacco di volte, andrebbe approfondito perché molto spesso questa rivalità oppure questa ambizione non nasce dalla mentalità di un bambino, ma nasce da qualcosa che magari è mancata da uno dei due genitori o da entrambi i genitori. Quindi io penso che il compito di un genitore, ma è una mia idea, veramente, debba limitarsi a sostenere quelli che sono i sogni del proprio figlio, magari guidandolo, guidandola nel miglior modo possibile, senza sovraccaricare di aspettative
il minore, perché poi si ha il risultato al contrario, cioè il bambino deve viverla sempre come un gioco, ma qualsiasi cosa, perché non è solo un contest, un format, una produzione, un programma, può essere anche una recita scolastica, cioè mai sovraccaricare un minore. Molto spesso, insomma, sono 5 anni che mi occupo anche di produzioni, di collaborare anche con contest vari relativi al Kids Fashion. Vedo proprio da parte dei genitori questa, tra virgolette, aggressività nel risultato. E quando non lo ottengono succede il caos più totale. È sbagliato perché poi il minore si va a sovraccaricare di questa aspettativa che, fallendo, subisce come un fallimento personale, ecco perché bisogna prenderla sempre come un gioco, comunque vada. Poi una cosa può andare come no. Io, ad esempio, ho iniziato a muovere i primi passi in questo settore all'età di 16-17. I primi risultati li ho visti a 27 quando ho sfilato per Pinkeberg all'epoca e poi ai 29 quando ho vinto il Mister Italia, insomma. Un po' di anni che faccio, Ecco mi perché occupo di questo. la garretta è importantissima anche per i più piccoli, anche per i kids, juniors, come in questo caso, la garretta, lo studio, la formazione. Non bisogna fermarsi solamente al risultato finale, ma soprattutto nei momenti in cui tutti, i più piccoli, ma anche i più grandi, anche noi, i più grandi, Certo, anche noi soprattutto. la fase Ma di non apprendimento. bisogna avere fretta, cioè non bisogna avere fretta, non bisogna avere fretta. Parlo molto spesso con persone che dopo 6 mesi, un anno, che non hanno visto nulla, non hanno fatto nulla, vanno in crisi perché io non ho fatto, io. Ma ci può essere il colpo di fortuna che una persona in un anno fa una sola cosa e ci riesce. Un'altra persona che magari ne fa 10 non riesce. Poi c'è anche il caso di chi le prova tutte e quella non va bene, quell'altra non mi sta bene, quell'altra non è nelle mie corde, l'altra ancora non mi piace, quindi poi la responsabilità viene scaricata sempre su chi magari muove i fili, ma non è sempre responsabilità di muovere i fili. Questo vuol dire. Questo è, diciamo, un messaggio che è importantissimo dare non solamente oggi, ma anche nelle prossime tappe online, quando ci Sì. saranno anche i genitori, proprio perché è un messaggio che io, ma anche te, ma penso anche tutti gli altri, vogliono indirizzare soprattutto ai genitori. Quindi i bambini devono essere sereni, felici, devono essere entusiasti, devono vivere questa esperienza come un gioco, come una classica attività ricreativa, di socializzazione. Ovviamente sarà diversa questa edizione per via ovviamente di tutte le conseguenze legate alla pandemia, quindi non sarà come la prima edizione. Noi speriamo ovviamente in questa vaccinazione e quindi in un futuro Certo. migliore di vista, però effettivamente sia i genitori ma anche i bambini devono vivere questa esperienza in totale serenità, semplicità, felicità possibilmente. Deve essere una festa, in fin dei conti, non deve essere poi un funerale nel momento in cui il proprio piccolo non arriva al primo posto, al secondo posto, al terzo posto. È Ho comunque rovinato tutta la linea. Certo. un'occasione di crescita, una possibilità, un'occasione di crescita. Esatto. Va bene, Domenico, io credo insomma che Abbiamo. questo check sia andato bene, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo dato qualche lezione, forse non è ancora chiara, non è ancora trasmessa sui social. Chiaramente il consiglio è quello di seguire entrambe le pagine, entrambi i profili, sia quello Facebook che quello Instagram, perché come qualcuno di voi avrà già capito, saranno due sezioni diverse, saranno due strutture diverse, ma funzionante allo stesso modo per il seguito, per comporsi il seguito di, chiaramente, dei profili di gara. Se non hai più nulla da dire, ci salutiamo e salutiamo ovviamente, sono ancora pochissimi che ci seguono, perché questo è un profilo creato da poco, perché l'obiettivo era di iniziare con le tappe provinciali, quindi con i classici casting e le tappe, ma non è stato possibile, quindi ci siamo dovuti reinventare, penso un po' come tutti noi, chi fa il nostro lavoro, quindi stiamo guardando.
partendo da zero in un anno difficilissimo, quasi alla fine concluso con una grandissima notizia che è quella del vaccino, anche se è una prova, anche se insomma sono solo poche dosi che sono arrivate, ma la speranza è tantissima. Infatti io colgo questa occasione, saluto chi ci ha ascoltato e soprattutto mando a nome di tutti, quindi di tutta la giuria e non solo, visto che ne sono uno dei rappresentanti, un grosso augurio di serenità, felicità, prosperità e tanta salute per il 2021 a tutti quanti. E ovviamente mi ricollego al discorso precedente, mi raccomando, 2 gennaio 2021. Tutti sintonizzati Esatto. sul profilo Instagram di Tocchi dell'Italy per la prima selezione dell'edizione 2021. Esatto. Domenico, un abbraccio virtuale, visto che Un abbraccio. adesso possiamo Cambiamo fare giornata. solo questo, e Ci ci sentiamo. riaggiorneremo insieme agli altri giurati, i primi concorrenti e ai genitori concorrenti in gara sabato 2 gennaio alle ore 16. Grazie mille. A presto. Ciao Domenico! Ciao Michi.